Benvenuti a una nuova puntata di Fantasie Artigianali. È con noi oggi in studio Rosemary Gualbino, che ci presenterà un'acconciatura nuova. Rosemary non è italiana, cioè è di origini italiane, però è nata e cresciuta in Germania. Lei ha studiato a un'accademia tedesca di parrucchieri ed ha lavorato molti anni nel campo della moda e di avvenimenti in cui lei si occupava del parrucco, diciamo così, in termini tecnici. E, come potete vedere, è con noi in via eccezionale Angela Sabetta, che è la direttrice di Voci di Strada. E su di lei Rosemary farà questo tipo di acconciatura nuova, diciamo così. Prego, Rosemary. Allora Rosemary, tu hai aperto da poco un negozio qua ad Albanella, giusto? Sì, sono 3 settimane che adesso ho aperto. Vediamo come Rosemary incomincia a fare questa acconciatura. Prima di tutto c'è una specie di sezione. Si devono prima preparare, sì. Si devono separarsi, sì. I capelli per bene, così si può lavorare anche meglio. Allora li ho cotonati un pochettino, sì. Così si mantiene anche meglio. Ci metto un po' di lacca su, così c'è anche, si fissano meglio i capelli. Rosemary, tu hai studiato all'Accademia in Germania. Sì. E a che età ti sei appassionata a questo lavoro? Già da piccolina mi piaceva sempre di lavorare da parrucchiera. E anche mio zio era parrucchiere. Vedendo a lui mi sono affezionata a diventare parrucchiera. È sempre stato il mio sogno di diventare parrucchiera. Poi hai studiato, hai fatto una scuola, l'accademia appunto, e così sei diventata maestra, giusto? Sì, insegnante. Docente di... Di parrucchiera. Docente di parrucchiera. Mm-hmm. E quindi poi hai incominciato a... ti sei aperto uno studio tuo in Germania, hai incominciato a... anche a lavorare per sfilate di moda. Sì, ho insegnato anche le ragazze a scuola. Ecco, vediamo che l'acconciatura sta prendendo forma. Questa qua è un'acconciatura alta, giusto? Sì, un'acconciatura alta. Viene fatta di solito? Quando ci sono i matrimoni, oppure un battesimo, delle feste particolari comunque. Però anche delle, diciamo, se si vuole andare una ragazza, andare a ballare in discoteca. È un'acconciatura che si può adattare un attimino a tutte. Sì. A tutti gli eventi, diciamo, sì, così. Sì. Questo è un tipo di acconciatura che viene direttamente dalla scuola tedesca. Sì. Che tendo a precisare che comunque sono due stili. Diciamo di acconciature diverse, quella italiana e quella tedesca, giusto? Ci sono delle varie diversità? Dipende, perché anche in Italia si fanno anche delle acconciature anche belle. Sì.
se dobbiamo descrivere questo tipo di acconciatura, come lo possiamo descrivere? Sono dei, come dei boccoli. Perché adesso sta uscendo un'altra volta la moda, quelle che si fanno le acconciature alte. Prima si usava tutto un po' più aperti, più lisci. Invece adesso stanno iniziando a venire un'altra volta quella moda con acconciature alte. Rosemary, ti volevo fare delle domande. Qui in Italia che tipo di acconciature stanno andando adesso di più? Cos'è che ti chiedono di più le clienti? Che tipo di tagli? Ma di tutte le maniere. Acconciature, diciamo, corti, come si usavano prima, un lato più corto, quell'altro più lungo. Colori, anche molto gioco con i colori si fanno adesso un'altra volta. Non sono, diciamo, solamente base naturale, però fanno anche adesso, diciamo, c'è il blu, c'è il rosé, rosso acceso, oppure anche il chatouche, come si usa adesso, anche solamente nelle punte, e sopra sono il colore naturale. Spiegami bene che cosa sono questi chatouche. E che fanno la base di sopra, dalla radice fino a metà dei capelli, sì, sono scuri. E poi alla punta sono biondi, si possono fare biondi, si possono fare neri, si possono fare in tutti i colori. Però diverso. Il termine tecnico è chatouche. È chatouche, sì. Vediamo che in questa acconciatura ci sono molti giri di, come se fossero tanti fiocchetti, in effetti. Sì. È una cosa particolare. Sì, boccoli e fiocchetti. Questa si può fare anche con i capelli non necessariamente lunghissimi, no. Anche una media lunghezza comunque si riesce a... Anche a farli così, sì, sì, sì. Anche con i capelli corti si può fare qualcosa. Non corti corti. No, certo, corti corti però. Ecco, brava. La signora ha anche dei capelli bellissimi, si possono fare belle acconciature alte. Complimenti, Angela. Sì, sì. No, ottimo, veramente, bellissimi. Quindi non solo direttrice, ma anche modella in questo caso, sì, sì, Angela. Sì. Siamo anche un po' costrette, però. Io malgrado mi sono dovuta sottoporre. Perché la lunghezza dei capelli, diciamo, era utile allo adatta scopo. Rosemary, ma questo tipo di acconciatura, no? Che trucco pure può essere utilizzato? Un trucco semplice, o essendo già che l'acconciatura è molto elaborata, o un trucco più sofisticato? Ci stanno bene tutte e due, perché questo, l'acconciatura così si può usare, si può variare parecchi, anche elegante e sportivo, tutti e due parti. Allora, un trucco un po' più forte oppure un trucco un po' più leggero, dipende cosa si fa. Poi i gusti anche delle persone, come hanno. Brava, ecco, ottimo. E qua mi fai più di acconciature o i capelli, insomma, tanto fonati, cosa hai di più? Acconciature alte. Acconciature alte. Sì, sì. Mi sono anche più specializzata a acconciature alte, diciamo.
E poi, come dicevi pure prima con Francesca, comunque ultimamente sono ritornate, diciamo, di tendenza, insomma, sono ritornate di moda. Sì. Tutti questi bocco di radici. Infatti. Perché prima si usava più liscio, anche le spose si vedevano un po' più naturale, più lisce. Invece adesso iniziano un'altra volta a fare le conciature alte. E si usa pure molto la piastra, no? Sì, sì, sì. Il bocco. Infatti. Anche prima si usava soltanto per le tiratori lisce, fondamentalmente. Sì. Ma in effetti però una sposa che non è accurata nella conciatura dei capelli, che non è, deve essere particolare, cioè si deve distinguere, sì, almeno quel giorno, altrimenti non, come se non avesse neanche senso una sposa troppo, deve essere un attimino più sofisticata quel giorno. Dipende il tipo, che ci sono dei tipi che vogliono le conciature proprio semplici, senza niente, solamente diciamo un fiore al lato, oppure tutti lisci. Semplice, dipende il tipo che è la persona. E la clientela, Rosemary, l'hai trovata più severa qui in Italia o in Germania? Bella domanda. In Germania so che sono un attimo più... Più diritti. Più severi, sì, insomma, più rigidi. Non è vero. No? No. Sono a tutte e due parti... Quindi diciamo, c'è l'esigenza in Germania e c'è qua, trovato la stessa cosa? Sì, no, perché ho dei clienti anche bravissimi e non mi posso proprio lamentare. La gente anche qui sono bravi. No, non mi posso lamentare, per essere sincera. Francesca, commenta la pettinatura, io non mi vedo, Stai molto bene, è molto bella, è particolare questa pettinatura. Sì. Allora Rosemary, se hai finito... Sì. Giriamo Angela di spalle alla telecamera e andiamo a definire punto per punto quella che è la conciatura. Allora Rosemary, qua dietro, vieni qua che spieghiamo un attimino. La conciatura si basa su questi ricci di fondo, giusto? Sì. Sono come dei boccoli che vengono tutti quanti messi e fatti in un determinato modo. Ci tengo a dire che tutto questo viene mantenuto solamente da delle mollettine, non c'è nient'altro, quindi... Poi qua abbiamo dei veri e propri boccoli. Ecco. 1, 2, 3. Poi abbiamo questa specie di chiffon, lo possiamo chiamare così, un attimino più gonfio, più grande. Poi quella è stata la base. Questa qua è la base con cui si fonda poi tutto quanto l'acconciatura. Okay. E poi abbiamo, girati un po' qua Angela, abbiamo da questa parte, abbiamo una specie di ventaglio, lo possiamo chiamare così, sì, che tende a non far rimanere le punte in giro. Bravo. Così sono tutte quante ben delineate e perfette. E poi invece da quest'altra parte ancora, come potete ben vedere, c'è una treccina. Ultimo tocco di eleganza, che è una treccina, in questo modo qua. Ecco, e se poi all'ultimo tocco si può fare anche, si mettono degli ferrettini. Un po' di eleganza, sì, diciamo. Angela, direi che sei pronta per un matrimonio. Sì, magari mi sposo. Vabbè. Oppure si può mettere anche un fiorellino al lato, giusto per dare un ultimo tocco. Sì, infatti. E
dopo un'acconciatura particolare, vediamo adesso una pettinatura veloce e moderna. Ecco. È qua con noi per questa pettinatura la signora Anna Maria in Bembo. Anna Maria ha un taglio molto corto. Sì, sì, sì. E, come detto, adesso questa moda che qui si portano corti e poi girando, li giriamo tutti a un verso di qui di una parte e poi che vanno a finire a quell'altra parte, che come diciamo anche una conciatura da vento, il vento diciamo. Sì. Io l'ho fonata e... Anna Maria è già stata fonata? Sì, sì, è già stata fonata, già imparata. Basta che si mette un pochettino di gel. Per dare un po' di volume, un po' di... diciamo un... Che mantengono anche. Sì. Di forma anche nei capelli. E belli sfrangiati anche nel viso, un pochettino. Ecco qua, vediamo qua la particolarità di questa sfrangiatura, giusto? Sì. Che scende sul viso in modo molto particolare. E poi da quest'altra parte ancora di più, vediamo questa sfrangiatura qua. Che va comunque a ricoprire un pochino i zigomi e va a delineare quello che è il volto della persona. Bravissima, sì. Questo taglio lo possono usare anche, diciamo, tutti, perché li stanno bene a tutti quanti. Questo perché si adattano qui ad ogni tipo di viso. Sì, sì, infatti. Ok, va bene. Insieme a Rosa Maria ringraziamo Angela, Sabetta per la collaborazione in questo caso e la signora Anna Maria. Grazie. Grazie.